È stata una mattinata carica di tensione nel centralissimo corso Garibaldi a Barletta. Poco prima delle 9, due uomini a volto coperto sono entrati nei locali dell'ufficio postale minacciando dipendenti e clienti ed hanno portato via un bottino di poco inferiore ai 1000 euro. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini, la cui provenienza è ancora da accertare, hanno fatto irruzione nell'ufficio postale tra urla e spintoni, pare armati di taglierino e con indosso maschere bianche in silicone. Dopo aver seminato il panico ed ottenuto il bottino, i due hanno guadagnato in gran fretta l'uscita dalla porta principale. Hanno recuperato il motorino con il quale erano giunti sul posto, parcheggiato nell'attigua via degli Orti, e si sono dati alla fuga, pare in direzione Trani. Immediatamente è scattato l'allarme da parte dei dipendenti delle poste, mentre grande preoccupazione si è diffusa tra i passanti e tra i clienti presenti negli uffici in quel momento. Nonostante i momenti di panico con diverse persone pronte a scappare in strada nel corso della rapina, non ci sono feriti. Sul posto è accorsa un'ambulanza del 118 per prestare soccorso ad una persona colta da malore per lo spavento. Le indagini sono condotte dalla locale compagnia dei carabinieri. Al vaglio degli inquirenti, le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio postale e dei locali circostanti.